Diciamo c'è un po' di rammarico secondo me, perché comunque sia il primo tempo che anche, magari più il primo tempo mi è venuto qualche occasione che la potevano sfruttare meglio e per andare in vantaggio prima. E secondo me c'è rammarico anche per il rigore che non ci hanno fischiato proprio lo scadere, che a mio parere, ma anche dei miei compagni, era abbastanza netto. Quindi rammarico c'è per... Non abbiamo fatto magari sicuramente una partita bellissima, comunque sia, però siamo riusciti comunque a creare qualche palla e gol. Il rigore, secondo me, era netto, ripeto, e quindi potevamo fare qualcosina in più. Luca, il refrain delle ultime settimane però è sempre lo stesso. Questa squadra ha trovato una certa solidità in difesa, però in attacco fa una grandissima fatica a concludere verso la porta avversaria. Lo ha riconosciuto in conferenza stampa pochi minuti fa anche Zeman. Magari, come dire, se a volte tendiamo magari di più a fare, come dire, una corsa all'indietro che una in più per paura, visto magari le diverse sconfitte che abbiamo preso, che abbiamo subito anche quelle due di seguito, capito? E quindi a volte non è semplice. Sicuramente in difesa ora stiamo magari lavorando meglio, sia come solo reparto difensivo, ma anche come anche centrocampisti e attaccanti. E dobbiamo ritrovare magari un po' di cattiveria sotto porta e anche magari un po' di imprevedibilità per arrivare a fare qualche palla gol in più. Luca, cosa manca a questa squadra per essere tra le protagoniste, magari tra le prime tre in campionato? Secondo me manca un po' di fiducia e qualche risultato un po' che ci dia un po' di continuità. Tutto lì. Tra il primo e il secondo tempo, però, ricordavi tu giustamente un buon Pescara, se vogliamo, nel primo tempo, anche se di veri e propri interventi Jacopucci non ha dovuto compiere alcun intervento perché sono stati dei tiri fuori dalla porta, anche se buone occasioni Sì, capitate sì. a Yamgha, a Carraro, un tiro da lontano, il calcio di punizione di Brugman. Nel secondo tempo forse siete calati anche un po' fisicamente? No, magari trovavamo meno spazi rispetto al primo tempo, loro magari ci venivano a pressare un po' più alti rispetto al primo tempo, ripeto, e abbiamo magari trovato qualche difficoltà in più, tutto lì secondo me, perché quando comunque si è riusciti a creare qualche occasione nel secondo tempo, ripeto, come Yamga, così, per il fatto che si è riusciti a muoverci bene, a trovare gli spazi e poi trovare la giocata, l'imbucata, arrivare. Noi dobbiamo continuare a far questo, magari ancora di più, capito? Sempre di più, che prima o poi riusciremo a trovare gli spazi. Luca, io vorrei tornare un attimo sull'episodio del finale, questo rigore non visto dal direttore di gara. Alla fine avete protestato, siete andati verso Rapuano. Che cosa vi ha detto l'arbitro? Vi ha detto qualcosa? Ci ha detto che non c'era nulla, che aveva preso la palla quello del Lentella, però si è rimasti un po' perplessi noi perché anche molti giocatori del Lentella fra di noi ci hanno parlati alla fine così e un po' ce l'hanno detto del sottovoce che il rigore era un po' secondo loro netto, quindi non lo so, magari ha avuto paura di fischiare alla fine, però non so che paura avesse, tutto lì. Ora due gare interne consecutive per voi, a distanza ravvicinata perché ci sarà il turno infrasettimanale di martedì, prima Cremonese e poi Carpi, doppia occasione, però le occasioni vanno sfruttate e colte. Sì, giustamente. Magari ora in casa riusciamo a trovare un po' più di spazi, lascia stare la gara che avevamo affrontato con il Perugia, che è andata un po' storta, però anche sabato scorso hanno creato molto, però vincendo solo 1-0. In casa magari, ripeto, abbiamo più spazi, anche il pubblico magari ci riesce a dare una mano in più e quindi dobbiamo sfruttarle al meglio queste due gare interne perché, come hai detto te, sono ravvicinate e ci possono dare anche una spinta in più e magari dare un pochino la svolta, speriamo. Luca, per chiudere, qualche settimana fa il presidente Sebastiani ai giornalisti ha detto che se dovessimo fallire l'obiettivo playoff sarebbe un fallimento questa stagione. Quindi l'imperativo è quello di arrivare almeno all'ottavo posto. Sì, sicuramente per la squadra che siamo. E anche secondo me per molte partite che abbiamo disputato non siamo una squadra che può stare fuori dai playoff. Secondo me siamo come complessivo, Però come... bisogna accelerare ora. Quello lì giustamente, infatti ripeto, dobbiamo trovare noi magari un po' più di convinzione in più, un po' più di cattiveria anche magari sotto porta o comunque nell'ultimo passaggio, o se no altrimenti capita
capito, un po' di continuità e solo lì troveremo, come dire, faremo quel salto in più per centrare i playoff. Luca, davvero l'ultimo, almeno da parte mia, le occasioni che ha avuto il Pescara sono capitate praticamente tutte sul piede di Yamga, questo giovanissimo che magari poteva fare sicuramente meglio, è stato anche sfortunato su un tiro, una deviazione, insomma gli avete detto qualcosa a questo ragazzo? No, magari si vive anche da parte sua un po' di cattiveria in più tutto lì, però secondo me l'importante è che si sia fatto trovare pronto e c'era. Magari sta partita non è stato lucido, però se le prossime volte ci arriva ancora, secondo me farà gol, perché se ci arriva comunque sempre 3-4 volte a partita, prima o poi un gol riesce a farlo.